L'apprendimento delle competenze digitali è un tema centrale per la nostra società, così come lo è lo scambio e l'incontro tra diverse generazioni. La Palestra Digitale di Modena cerca di coniugare questi due aspetti in maniera inedita. Per i protagonisti dell'innovazione, Ludovica Carla Ferrari, Palestra Digitale Modena. A Modena ha inaugurato la prima palestra digitale della città. Cos'è una palestra digitale? È il luogo in cui allenarsi con la tecnologia, l'elettronica e l'informatica. Un luogo in cui puoi sperimentare la stampante 3D, imparare a utilizzare Arduino, costruire prototipi, fare esercizio con i programmi open source, sviluppare idee insieme. Qui prendiamo chiunque e pian pianino lo accompagniamo in un cammino alla scoperta delle potenzialità di internet e del digitale. In che luogo siamo? Cioè la palestra in che sede si è stabilita? Questo è un centro di quartiere che si era in passato svuotato, c'era qui un net garage che è uno dei luoghi che il Comune di Modena da molti anni ha dedicato alla città per l'informatica e per la crescita digitale soprattutto dei ragazzi, che nel corso del tempo aveva perso l'attività iniziale perché il mondo è evoluto, l'innovazione è evoluta, e quindi era un luogo che aveva perso la sua identità iniziale e l'ha riacquisita quando una comunità di makers e di appassionati ha iniziato a popolarlo. Il Comune ha investito qualche risorsa e ha consentito a queste persone di esprimersi al meglio e di mettersi a beneficio della città, quindi di aprirsi a tutti coloro che avessero voglia di venire in gruppi o anche semplicemente persone singole e cominciare con il making, cominciare con le stampanti 3D, fare corsi di informatica assistita. Da qui sono partiti anche progetti molto importanti legati alla scuola, sui quali come Modena siamo i primi. Insomma, è una buona espressione, direi, dell'essere e del sentirsi al centro della Motor Valley. A chi è rivolto? Quindi quali sono le popolazioni che frequentano la palestra digitale? Abbiamo i bambini che vengono qua frequentemente, in genere una volta alla settimana per i coder dojo, poi i genitori che vengono accompagnando i bambini e facendo corsi con alcune associazioni. La più importante che abbiamo qui è Conoscere Linux, che è quella che organizza anche Linux Day con l'Università di Modena e Reggio Emilia, che ci è sempre molto molto vicina. Qua facciamo la formazione con i docenti che si occupano poi di accompagnare i bambini in classe. Abbiamo poi gli anziani e tutti coloro che non sono esperti in informatica, che vengono perché abbiamo attivato da circa un mese e mezzo 3 corsi alla settimana di informatica assistita per livello base ma anche per i più avanzati, e poi un giorno, una mattina alla settimana, vengono e trovano qualcuno che li aiuta a fare pratica e a ripassare quello che hanno visto durante i corsi. Quindi c'è una parte, diciamo, di formazione al digitale, ma ci sono degli aspetti anche sociali in questa iniziativa. Esattamente sì. Come in una palestra ci sono le sale corsi, le sale pesi, abbiamo una specie di sauna, abbiamo gli spogliatoi, c'è una reception che è il contatto con i ragazzi splendidi che la popolano e che stanno qui per la maggior parte del tempo e fanno accoglienza. Siamo contenti perché da qua sono partite tante idee. Questa è un po' una base di partenza, un luogo dal quale poi si va nella città con attività collaterali e in altri ambiti. Federico, qual è il tuo ruolo qui alla palestra digitale e cosa abbiamo qui davanti? Allora, io sono il gestore un po' di questa palestra e permetto agli utenti che vogliono venire qui a utilizzare questi macchinari di stampare, di tagliare con laser, con la CNC. Permette un po' di fare tutte queste operazioni. Allora, questa è una stampante 3D che utilizza la tecnologia FDM in particolare, okay. Quindi permette, partendo da un materiale solido, di scioglierlo e di creare poi degli strati che vanno a costruire poi tutto l'oggetto, il modello. Partendo da un modello 3D disegnato con un software CAD, si può poi riprodurre l'oggetto con i vari layer, e un oggetto solido che è costituito principalmente da polimeri come il PLA, l'ABS, il classico Lego, penso che lo conosciamo sì, tutti. Sì. Come si fa a coinvolgere tutta questa gente per un lavoro, per un obiettivo in qualche modo comune? Apertura, consapevolezza che non si può fare tutto contemporaneamente perché le risorse, sia quelle economiche che quelle umane, sono finite, insomma bisogna fare con quello che si ha e rendere sostenibili via via le attività, però apertura, non avere pregiudizi perché il mondo del digitale vive in forme non convenzionali
e quindi è utile anche avvicinare le persone con una dimensione di gioco, con una dimensione più legata all'entertainment. Noi qua abbiamo avuto la fortuna di ospitare le fasi conclusive di elaborazione di, ad esempio, della tuta di Iron Man, che è una delle cose più sorprendenti che abbiamo qui. E il bello di occuparsi dell'innovazione è che ti muovi in un campo che non è battuto, quindi tu stesso, se hai un approccio aperto, ti sorprendi delle strade parallele che assumono gli investimenti che fai. Devono essere sempre ovviamente molto misurati. A volte la difficoltà sta nell'essere i primi e nel dover spesso andare in giro e raccontare alle persone che hai un progetto e che non l'hai realizzato. E vedi le persone che ti guardano sempre con un po' di diffidenza, perché non si sa se poi sarà in grado o meno di realizzarlo. E questa è una sfortuna, diciamo, ma è anche un grande stimolo. Non è un Fab Lab tipico questo, è un po' come alla cultura letteraria sta una biblioteca, un luogo nel quale vai, c'è una tessera che non costa nulla, puoi stare tranquillamente in questi spazi quanto credi e puoi trovare persone che qua si incontrano per darti una mano, magari un piccolo aiuto che però ti fa la differenza. Finanziariamente come si è riusciti a far partire il progetto e come si sostiene in questa prima fase? Sostanzialmente noi abbiamo recuperato risorse da risparmi, piccole efficienze nell'ambito del bilancio della Smart City e dei sistemi informativi del Comune di Modena, circa 36.000 euro, 10.000 euro dei quali li abbiamo utilizzati per acquistare i macchinari e abbiamo ritinteggiato, sistemato gli arredi, fatto la sala computer, fatto, diciamo, acquisito tutta quella piccola strumentazione che è necessaria a muovere questo luogo. Si va dalle tecnologie più semplici, si utilizzano molto le mani. Da questo punto di vista la collaborazione con gli anziani e anche con le associazioni di modellisti è molto utile, perché c'è bisogno anche di avere competenza manuale. Insomma, il paradigma dell'artigiano digitale è quello che non soltanto è capace di autoprogettarsi il software, l'applicativo, ma anche di passare dal bricolage ai lavori manuali e avere una certa competenza o magari sapere dove andarla a trovare. È un modello replicabile secondo te questo? Cioè, può essere questo il nuovo centro civico del futuro o di oggi in realtà? Sì, assolutamente, ci stiamo lavorando. Abbiamo qui in questo stesso stabile la fortuna di avere altri soggetti, oltre all'associazione che dicevamo prima, Ancescao Anziani, gli orti per anziani sostanzialmente, c'è un asilo nido, c'è un centro giochi. E una delle idee che ci piacerebbe sviluppare a breve è dedicare uno spazio, soprattutto al piano di sopra, perché è più vicino al centro giochi, per un co-working al femminile. Prevalentemente qua sono presenti le mamme che possono avere i loro bambini nel centro giochi e passare qualche ora lavorando tranquille a pochi passi di distanza, con un luogo col wifi che funziona. Abbiamo qui Modena Wifi, che è la rete libera del Comune di Modena, realizzata in collaborazione con l'EPIDA, che quindi dà connettività direttamente dalla MAN della città, senza username e password, molto veloce da utilizzare, con magari una stampante, con un computer o due, ma insomma un luogo essenzialmente dove le persone, specialmente le donne, si possono appoggiare e lavorare per qualche ora. Il rapporto che si ha qui con gli anziani o semplicemente con chi non ha mai preso in mano un mouse è molto utile, perché ti dà il senso di quanto la vera innovazione sia quella che è capace di non lasciare indietro nessuno e che se lo lascia indietro poi lo recupera e in qualche modo se lo porta con sé. È un percorso che non si fa in 4 giorni, è un percorso che dura anni. Però è inutile opporre resistenza, dobbiamo cercare di capire quanto questa rivoluzione cambierà le nostre abitudini, cambierà anche il modo di trovare lavoro. Ci sono tante potenzialità, ma anche tante criticità che si nascondono dietro all'evoluzione che avremo nei prossimi anni. Dobbiamo darci gli strumenti tutti insieme e metterci la testa per cercare di viverla al meglio, di trarne i benefici possibili. Benissimo, grazie mille. Grazie. Ludovica.